Una bomba letteralmente planata, atterrata, l'ha fatta recapitare nel caso plusvalenze. Perché ragazzi, attenzione, c'è una novità grossa come una casa e sono qui per raccontarvela. Dopo che la Juve ha presentato il ricorso al collegio di garanzia del CONI, sapete bene che la Juventus ha presentato questo ricorso per togliere 15 punti di penalizzazione, ovviamente che sono stati tolti in realtà dalla classifica per il caso plusvalenze. Ne siamo stati accusati, insomma, di aver gestito un sistema, insomma, così. La Juve ha presentato ricorso, ma l'altro giorno nel fascicolo Juve c'era un altro fascicolo. Oltre al fascicolo Juve c'era anche un altro fascicolo, c'era vari in realtà. Insomma, cose, ci sono varie cose da dire. Un fascicolo che conteneva all'interno altri documenti, documenti che sono stati fino adesso nascosti, ma che sono effettivamente adesso ufficiali, documenti pesanti che potrebbero far cambiare la Juve ancora una volta. Ma vi spiego un po' qual è la situazione, ragazzi, perché queste sono cose veramente, veramente delicate e dico, ragazzi, si parla di Andrea Agnelli in questo video, perché potrebbe tornare come presidente Juventus. Vi spiego un po' la situazione, perché ci sono veramente tante cose da dire, non si parla solo di lui, ma si parla di tante altre situazioni. Vanno spiegate, vanno spiegate. Vanno spiegate, oh, vanno spiegate. Prima ovviamente di iniziare, ragazzi, prima ovviamente di iniziare, come al solito, ragazzi, iscrivetevi ovviamente al canale, ovviamente mettete like al video e attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Basta andare qui sotto, ragazzi. Guardate come ho fatto il movimento sexy. Andate qui sotto e cliccate letteralmente su iscriviti. Una volta che avete cliccato su iscriviti, potete cliccare sulla campanellina e ci avete tutte le notifiche a disposizione. Poi ricordatevi sempre questa cosa: è gratuito, quindi non mi dovete pagare niente. E in più ci avete anche, se volete, i miei social. Quindi se vi va, seguitemi sui social per rimanere sempre aggiornati. Sapete bene che nel momento in cui effettivamente la Juventus è stata accusata, insomma, di aver fatto delle plusvalenze illegali, tutto il CDA della Juve si è dimesso. Tanta gente è venuta e mi ha detto: Matt, ma se tu dici che la Juve non c'entra niente, è stata accusata ingiustamente, perché il CDA si è dimesso? Per un semplice motivo: non ci sono indagini solo a carico della Juventus, ma ci sono indagini anche a carico dei dirigenti. Ora, se i dirigenti della Juve non si fossero dimessi, le indagini che riguardano i singoli dirigenti avrebbero potuto, diciamo, colpire anche la Juventus. Quindi, onde evitare la situazione, in questo caso i dirigenti si sono dimessi. Le dimissioni dei dirigenti non devono vedersi come un qualcosa di strano. È normale che quando un dirigente ha un problema con la legge, lascia il proprio posto perché non deve, non può danneggiare l'azienda. Però Agnelli e gli altri dirigenti che si sono dimessi, che sono stati accusati, hanno presentato ufficialmente un ricorso al CONI, all'interno del quale c'è scritto in maniera molto chiara che loro sono stati letteralmente, oserei dire, colpiti da una legge che non mostra colpevolezza. Quindi Agnelli sta facendo ricorso al CONI per essere riabilitato all'interno del mondo del calcio e tornare alla guida della Juventus. Questa è l'indiscrezione. Ovviamente non si parla solo di lui, ma si parla anche degli altri dirigenti che hanno subito dei danni. Molta gente continua a non capire il punto della situazione qual è. Ci sono tanti juventini o presunti tali in giro che credono che tutto quello che noi stiamo effettivamente vivendo sia colpa della vecchia dirigenza. Ovviamente la vecchia dirigenza ha delle responsabilità chiare su quello che è successo, perché credo che si siano sbagliate tante cose, ma se io non ho commesso alcun tipo di reato e se all'interno della situazione relativa al reato non c'è una legge che mi può dire cosa fare o cosa non fare, e mi accusi di una cosa, tu non puoi prendertela con gli ex dirigenti della Juve, perché loro stavano facendo un lavoro in relazione a delle regole che non c'erano. Quindi, se Andrea Agnelli, che secondo me non è probabile questa cosa, almeno nel breve,
Però se Agnelli un giorno dovesse tornare di nuovo presidente alla Juventus, io, a differenza di molte persone che sul web sputano veramente sentenze cattiverie su questa persona che ha fatto i suoi errori, perché sono il primo che ti dico che ha fatto i suoi errori, ma comunque li ha fatti amando la Juve in buona fede e cercando di tutelare la Juventus. Non vi fate fare il lavaggio del cervello da gente che per fare due spicci in più parla male di chiunque. Non ve lo fate fare il lavaggio del cervello da sta gente, perché è un'offesa a chi sa ragionare con la propria testa. Andrea Agnelli, nel bene e nel male, è un presidente che in 11 anni ha vinto 19 trofei, che ha portato la Juventus a dei livelli alti, che ha contribuito a crescite da parte della Juve. Pum, non c'è. E che ha dato. No, non è un presidente da disprezzare. Lo puoi criticare. Puoi dire ha sbagliato quello e quello, ma se dovesse tornare un giorno, io sono sicuro che farebbe di tutto per riportare la Juventus allo stesso livello di prima. Punto e basta. Poi, se su 11 anni di gestione Agnelli ha sbagliato 2 anni e gli altri 9 ne ha fatti bene e gli altri 2 anni che ha sbagliato vengono giudicati, anni in cui Agnelli lo dobbiamo giudicare per ciò che ha fatto male, anziché giudicarlo per le altre, allora lì alzo le mani. Ok? Molta gente mi ha detto: no, Agnelli è stato salvato da Marotta. Certo, Marotta ha aiutato molto Agnelli. Certo, nessuno lo nega che uno degli errori principali è stato quello. Ma dire che Andrea Agnelli non amasse la Juve o che non sia competente nel suo lavoro, quando la maggior parte delle scelte che sono nate all'interno della Juve attuale sono nate da Andrea Agnelli, quindi tutto ciò che vedete, non sto parlando di capo, ma anche a livello economico e tutto quello che è successo anche a livello di campioni arrivati, se voi mi dite che tutto questo è da giudicarsi fallimentare, allora vuol dire che io e voi abbiamo guardato uno sport, un modo di fare diverso. Quindi, a prescindere da tutto, intanto fanno il ricorso. Poi vedremo quali saranno le situazioni relative alla legge, al ricorso, alle situazioni legali, perché qui nessuno ha fatto dei reati che sono colossali. Cioè, se ci sono stati dei comportamenti illegali, è giusto che le persone coinvolte paghino. Ma innanzitutto, nessuno qui ha fatto del male agli altri. In secondo luogo, finitela che avete difeso gente che ha fatto molto di peggio. Ci sono squadre che hanno avuto dirigenti che hanno fatto veramente hanno fatto schifo sotto il punto di vista morale, sotto il punto di vista non morale, no, ma proprio anche. No, allora io non sto dicendo nulla e non sto facendo nulla di particolare. Però ti sto chiarendo e ti voglio chiarire che è palese che ci sia un problema grosso. Dicevo, ragazzi, prima che si interrompesse il video, ci sono stati dei presidenti all'interno della Serie A che hanno fatto letteralmente schifo sotto tutti i punti di vista, portando allo stadio persone che non avrebbero dovuto esserci, mettendo all'interno delle proprie società situazioni di bilancio molto delicate che non sono state neanche viste, un sacco di problemi per l'Italia. Quelli sono presidenti da prendere e radiare dal calcio. Agnelli e i dirigenti della Juve, nel bene e nel male, hanno portato solo benessere alla Serie A. L'unico motivo per cui la Serie A attualmente è a galla è perché ci siamo stati noi per 10 anni al comando. Dal momento in cui ci siete arrivati voi, esiste chi può essere leader e chi può essere follower nella vita. La Juventus è sempre stata leader. La Juve è sempre stata leader. È sempre stata. No, proprio capa suprema, se vogliamo, capo supremo della situazione. Ok? E poi ci sono le squadre che invece hanno sempre fatto i followers, tra virgolette, no? Le persone che seguivano l'onda, ok? All'interno di un mercato, all'interno di un contesto come quello, ad esempio, di calcio, non abbiamo bisogno di follower in questo momento, abbiamo bisogno di leader. Se vogliamo rialzare il calcio italiano, tanto lo sapete anche voi che il calcio italiano l'unico modo per rialzarlo è che la Juventus brilli. Ma io vi lascerei nel vostro fango, nella vostra poltiglia, nella vostra schifezza creata da voi, perché non meritate nessun tipo di intervento da parte della Juve. Voi meritate solamente la vostra stupidità, non vostra, ma di chi gestisce la Lega Calcio. Perché la Lega Calcio è gestita da gente veramente indecente sotto tutti i punti di vista.
Ok, e quindi non mi dovete venire a dire Agnelli e Parà e quell'altro, Cherubini, perché queste sono tutte persone che hanno sbagliato, che hanno commesso degli errori, ma non sono persone che vanno radiate o allontanate dal calcio. Ce ne sono altre da allontanare dal calcio prima di loro. Ce ne sono molte altre da allontanare dal calcio prima di loro. Ce ne sono molte altre da allontanare dal calcio. Ce ne sono tante. No, 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 ragazzi, non si ragiona così. Ragazzi, non si ragiona. No, no, no. Non si ragiona così. Si ragiona in virtù di quello che è il reato. Ancora mi dovete far capire quali sono stati i reati. Ancora mi dovete far capire quali sono stati i reati? Quando me li farete capire, questi reati gravissimi che ha fatto Agnelli, che hanno fatto gli altri dirigenti, poi mi fate un fischio in modo tale che andiamo a discutere un pochino di questa situazione e cominciamo anche un pochino a capire quali sono le personalità più forti all'interno di questa Serie A. La gente non ha capito una cosa di questo contesto, che questa indagine non è stata minimamente affrontata in maniera onesta. Ma tanto c'è la Juve, tanto quelli sono ladri brutti. Tanto che fa? C'è la Juve? No, ragazzi, non funziona così. Non funziona così, ragazzi. Non funziona così. Non funziona. Non si lavora in questo modo. Non si lavora in questo. Io so che vi piacerebbe lavorare in questo modo, ma così non si lavora. Mi dispiace, ma non si lavora in questo modo. Quindi, se volete bervi le cavolate di chi non sa niente sulla Juventus, prego. Potete anche bervi le loro cavolate, ma non mi venite a dire personalmente queste cose spacciandole per vere, perché io le demolisco a una ad una le demolisco. Non esiste nemmeno che ci sia anche solo la più piccola. La polemica riferita a questa cosa. La gente deve capire una cosa: noi non possiamo fare sempre i tappeti, non possiamo sempre fare le vittime, non possiamo sempre fare le persone che vengono prese le immagini per le copertine dei giornali. Questa volta la vedete voi, che la Serie A fallisca, fallite, se continuate così, fallite. A livello da tutti i punti di vista, non voglio dire, non voglio nulla, ti sto dicendo nulla, però fallirete sotto tutti i punti di vista, voi fallirete. Fatemi sapere.